Beatrice Moretti, segretaria dello SPI CGIL per quanto riguarda Frosinone e Latina, continua questa azione di radicamento del sindacato sul territorio del Basso Lazio, un gesto, un momento, una riprova, l'inaugurazione di questo sportello sociale, dottoressa Moretti. Sì, allora questa è una nuova sfida che veramente per noi è un motivo di orgoglio, perché gli sportelli sociali saranno una sorta di punto unico di accesso che viene messo a disposizione dallo SPI CGIL, dal sindacato dei pensionati, quindi sono dei luoghi di servizio assolutamente liberi e gratuiti che vengono messi a disposizione dell'utenza più fragile, cioè di tutti i soggetti che hanno difficoltà nei rapporti con la pubblica amministrazione per accedere ai servizi di cui hanno diritto e per poter esercitare effettivamente i loro diritti e per rispondere ai bisogni quindi di tematiche legate al socio-sanitario, alla disabilità, alla fragilità, alla non autosufficienza, ma anche per rispondere ai bisogni di chi magari ha la necessità di fare una pratica dal patronato, l'ufficio vertenze, al CAF. Il problema è che noi ci siamo resi conto che i cittadini hanno sempre più difficoltà a districarsi nei rapporti con la pubblica amministrazione, che purtroppo è sempre più chiusa, soprattutto anche con l'avvento della digitalizzazione. C'è una difficoltà maggiore per le persone anziane, che hanno anche difficoltà a spostarsi, quindi veramente sarà un punto dove il rapporto con la pubblica amministrazione viene facilitato interpretando i bisogni delle persone, perché molto spesso le persone entrano e chiedono un servizio e poi ci si rende conto che in realtà hanno altre necessità. Parlavi di digitalizzazione, la popolazione sta invecchiando purtroppo e purtroppo anche molti anziani non sanno utilizzare un computer. Purtroppo è così, anche se su questo lo SPI anche ha messo in campo e sta mettendo in campo una serie di corsi di alfabetizzazione informatica, proprio perché ci rendiamo conto che sempre più spesso per poter fare una semplice domanda, per esempio all'INPS, bisogna essere in possesso dello SPID ed è anche questo un servizio che noi rilasciamo. Veramente noi cerchiamo di rispondere in maniera concreta alle difficoltà delle persone più anziane, ma io ci tengo a ribadire alle difficoltà delle famiglie, perché poi noi rispondiamo ai bisogni delle famiglie, perché poi la persona che ha problemi spesso non è quella che va in giro per gli uffici, insomma. Cosa si attende il sindacato, la CGIL, in conclusione, dottoressa Moretti, da questo comprensorio a cui il sindacato, bisogna dirlo, è molto legato? Assolutamente, siamo molto attenti. Noi ci attendiamo una risposta di apprezzamento da parte della popolazione. Questo è uno sforzo, come veniva detto giustamente, di reinsediamento. Questo è il primo di 8 sportelli che entro il mese di febbraio verranno inaugurati nelle province di Frosinone e Latina, con personale altamente formato, sono nostri collaboratori che sono diventati veri e propri operatori dello sportello sociale. Sta partendo un altro corso di formazione molto impegnativo perché riteniamo che questo sia il futuro. Grazie.